Ed eccoci, bentrovati ancora in diretta sulle Fonti TV per questo nuovo appuntamento di Zoom Certificates, puntata come sempre ricca di spunti, non solo per la panoramica di mercato, ma soprattutto per i nuovi input, i nuovi prodotti che ci presenteranno i nostri ospiti per darvi qualche suggerimento in più nella costruzione del vostro portafoglio utilizzando proprio lo strumento dei certificati. E allora io introduco e saluto i miei ospiti, a partire naturalmente dal padrone di casa, ovvero Riccardo Falcolini. Ben trovato, Riccardo. Ciao Valentina, buongiorno e bentrovata anche a te. Io sono un umile ospite, È un ovviamente. padrone Padroni di di casa casa siete in voi. esterna, però, diciamo così, che ti sei trasferito in questo momento. Va bene, comunque Ho ceduto le chiavi di casa a voi, Va insomma. bene, va bene, va bene, le conserviamo. E naturalmente, ecco, do il benvenuto e un saluto anche al nostro Pietro Di Lorenzo. Eccolo qua, Pietro, Eccoci, buongiorno, bentrovato. Ti buongiorno. vedo con una divisa particolare o sbaglio? Ma io direi che ho messo l'abito buono, era 33 anni che l'avevo nascosto Sì. in Ma infatti, guarda, io mi non sono so se chiesta, si ma vede, chissà, eccolo lì con il 3, beh, in eh? Si vede? evidenza il terzo scudetto del Napoli. Ricomincio da 3, come hanno titolato i giornali sportivi. Glielo concediamo, Riccardo, insomma, veramente erano più di 30 anni che non accadeva questo momento per il Napoli e quindi anche lo so che non condividi proprio la fede calcistica di Pietro, però questa concessione gliela possiamo fare. Non lo so, allora diciamo che dato che sono 33 anni che non mettevo quell'abito, ora farò una battuta per cui mi odierà, puzzerà un po' di naftalina, quindi l'avrà tenuto lì nel cassone per tanto tempo. Ma adesso secondo me lo rimetterò spesso, te lo dico. Ecco, eccolo, Sconto eccolo. ogni anno. E Così, poi, insomma, è vero, così. visto che Valentina ha citato un film di Massimo Troisi, Ricomincia a te, c'è un altro che scusate il ritardo, che poi quello subito successivo. Però quindi 33 anni di ritardo, però insomma qua bisogna festeggiare in maniera adeguata. Eh beh sì, insomma, la città di Napoli l'ha fatto abbondantemente, giustamente, con grandissimo entusiasmo, l'abbiamo visto tutti, insomma, in questi giorni. Assolutamente, dai, dai Valentina, fammi dire questo, insomma, nel senso che io sono stato a Napoli per Investing Napoli, appunto, e ho trovato una città fondamentalmente, insomma, totalmente in festa, già nettamente prima, insomma, che ci fosse poi l'incoronazione ufficiale con la matematica del campionato. Certo, ma Però, una insomma, città questo insomma che è bello vedere come tutta la città sia stata unita con questo spirito sportivo molto molto forte. Insomma, Certo, una città che merito ai dimostra campioni, dai, merito ai una campioni. bella energia dal punto di vista sportivo, culturale, turistico, insomma, un centro in Italia che sta proprio rifiorendo e noi ne siamo naturalmente molto contenti. Abbiamo parlato di bella energia che riguarda la città di Napoli, dobbiamo parlare invece, insomma, di un'energia che non è proprio così altrettanto vivace sui mercati e mi riferisco innanzitutto alla giornata di oggi. Diciamo che le borse europee sono un pochino sottotono, ma più che altro le definirei attendiste rispetto a un dato che ci interessa, che ci riguarda da vicino, quello dell'inflazione americana che uscirà alle 14:30, dato naturalmente importante per innescare poi le decisioni delle banche centrali. Abbiamo visto Fed e BCE che hanno aumentato nell'ultimo meeting di altri 25 punti base il costo del denaro e la Lagarde lo ha detto, ecco, le prossime mosse saranno dettate man mano, di settimana in settimana, dai dati che usciranno e questo, Pietro, è un dato particolarmente significativo. Io direi di ripartire da qui. Sì, assolutamente sì. In realtà non solo la mattinata di oggi è estremamente noiosa, ma in verità anche la giornata di lunedì e per certi versi anche ieri un po' meno, però insomma sono giornate interlocutorie in attesa di. I mercati si stanno un po' appiattendo, i volumi sono in forte contrazione e quindi insomma, spoilerò un po' le intenzioni di questa puntata. Bisogna probabilmente guardare anche oltre il confine per cercare delle opportunità. La cosa bella dei mercati finanziari, se ci pensi, è che attraverso il trading online puoi avere accesso anche a mercati molto lontani geograficamente e quant'altro, e quindi puoi allargare la scelta a un grande numero di asset class e di prodotti. È quello che cercherò di fare perché il mercato italiano, proprio insomma, in vista anche di questo appuntamento, è un po' scarico di idee dal mio punto di vista, e quindi ho provato a trovare altrove.
Eh certo, ecco Riccardo, condividi questa view del nostro Pietro, cioè insomma la situazione un pochino scarica dal punto di vista proprio anche dei flussi, gli investitori come stanno reagendo anche dopo ecco, il meeting che abbiamo citato delle banche centrali che come al solito sono dei player importanti nel mercato. Sì, Valentina, allora condivido pienamente quelle che sono le indicazioni di Pietro in merito ai volumi. Guarda, un dato real time pubblicato di Borsa Italiana e parla al momento di a malapena 17 milioni di euro di turnover sul mercato Sedex. Considera che il turnover degli ultimi 5 giorni si attesta intorno ai 52 milioni di euro. Diciamo che abbiamo visto un paio di giornate di picco oltre i 60 milioni, il 4 e il 5 maggio, e poi nuovamente volumi intorno ai 40 milioni di euro. Diciamo fondamentalmente è una situazione un po' attendista, no? Nel Sì. senso, abbiamo visto degli increase notevoli di volumi di negoziato e di turnover nelle scorse settimane, tendenzialmente mese scorso, con un po' più di movimento, soprattutto in concomitanza di eventi particolari, quelli che abbiamo appunto più volte citati, della Silicon Valley Bank e quant'altro. Dopodiché i volumi sono nettamente calati. È una situazione, diciamo, comunque al momento lato certificate, è una situazione che comunque viene inficiata dalla rinascita dei rendimenti lato obbligazionario, quindi la clientela tendenzialmente al momento va a consultare e a comprare, quindi ad acquistare anche prodotti differenti, quindi come i bond che sono tornati ovviamente con rendimenti positivi, però sicuramente, insomma, vedo al momento un atteggiamento attendista su quella che è la situazione generale. Per quanto riguarda in realtà i posizionamenti, noi comunque, nonostante guardando quella che è le opzioni, quindi covered warrant, comunque al momento riscontriamo un posizionamento long, quindi una view rialzista, quindi con un rapporto put call ratio intorno allo 0,5, insomma, fondamentalmente questo significa che il sentiment di fondo è un sentiment rialzista e proprio in concomitanza di un webinar che ho tenuto un paio di giorni fa con un partner esterno, la sua view fondamentalmente era una view anch'essa rialzista e parlava o comunque citava come momenti di diciamo storni o comunque momenti di debolezza al momento in realtà possano essere delle buone occasioni di acquisto, perché il target di fondo o comunque del mercato è un target rialzista entro la fine dell'anno e quindi il trend di fondo è ancora un trend forte. Quindi vedremo poi insomma un po' come si evolverà, però in generale ti dico che l'atteggiamento è un atteggiamento abbastanza cauto e comunque con della positività in Esatto, cauto sottofondo. attualmente ma con dell'ottimismo rivolto al futuro. Sì. Magari ecco, potrebbe essere anche relazionato a quello che ha detto Jay Powell con l'inizio di una pausa, almeno da parte della Fed, sul rialzo dei tassi di interesse, anzi un'inversione di tendenza proprio a partire da settembre, tra settembre e dicembre. Non so ecco, se le due cose possono essere correlate, ma magari sì. Ecco, io direi, ecco, abbiamo concluso questa panoramica di mercato, passiamo adesso alla parte più operativa, come sempre della trasmissione, i nostri certificati di investimento. Io mi riallaccio per introdurre, ecco, questa seconda parte alla frase che ha pronunciato prima il nostro Pietro Di Lorenzo, ovvero bisogna andare oltre confine per cogliere delle opportunità, visto che il mercato, diciamo, nostrano non ci dà spunti particolarmente interessanti. E allora, Pietro, ecco, quali sono invece le opportunità che possiamo cogliere oltre confine? Guarda, io come metodo questa volta ho seguito questo, cioè vorrei mostrarvi tre prodotti che sono diversi nelle intenzioni e diversi anche nell'orizzonte temporale, perché un passaggio secondo me fondamentale per investire bene è capire con quale obiettivo lo si fa. E la cosa interessante, i certificati che possono essere prodotti adeguati sia per chi magari ha una logica di brevissimo, il primo prodotto è traguardato proprio a poche settimane, ma anche più di lungo termine, l'ultimo prodotto che mostrò invece è a una scadenza 2025. Quindi Sì.
anche in termini education, questo potrebbe essere il primo spunto. Ti do il primo ISIN che è DE000. Sì, un attimo solo, Vai. che dobbiamo attivare la ricerca. Nel frattempo, Pietro, che tu parli del tuo ISIN, o comunque che dai il tuo ISIN, ti volevo chiedere, ma tu la tua strategia al momento sei più sullo short term oppure sul medio-lungo, indipendentemente dai prodotti che andrai a parlare? Quindi Guarda, come proprio trader. in sintesi io gestisco, diciamo, vari portafogli per me stessi. Anche qui bisogna un po' sfatare il mito che il trader è solo focalizzato nel breve. Chiaramente buon senso vuole che tu hai diverse strategie con anche qui diversi orizzonti temporali. Diciamo, nel lungo termine non sto a cambiare i portafogli long term, non cambia la mia impostazione, quindi non mi faccio condizionare a queste vicende di breve. Rimane la strategia strutturata e non la cambio, in particolare su una serie di megatrend. Ma non sto qui a annoiarvi. Logica invece a breve termine, sto facendo soprattutto operazioni intraday, nel senso che, come dicevo, non riesco a trovare quei swing che mi consentono anche di avere movimenti più adeguati. Quindi, nello specifico, mi sto limitando alle azioni che stanno pubblicando i risultati. Quindi, tipicamente, che ne so, l'altro giorno, ieri BPM, l'altro giorno MPS, insomma, chi pubblica i risultati e ha delle esplosive volatilità concentrati adesso. Invece, sulla logica di medio termine, sono un po' fermo. Sto cercando delle opportunità, ho delle posizioni anche qui un po' così mirate, ad esempio su TUI, che fra l'altro oggi soffre dopo la pubblicazione dei risultati in mattinata. Insomma, sul medio termine sono un po' fermo, sull'intraday vado molto svelto e sul multiday invece rimango legato alle mie idee, quindi sul lungo termine non cambio. Benissimo, Questo è benissimo, un po'. grazie. Insomma, Pietro, mi sento anche siamo. di. Sì, Sì, no, concludo concludi dicendo pure. che mi sento di caldeggiare questa idea di diversificare. Cioè, il Chiaro. trader, l'investitore deve essere un po' come un'azienda multiprodotto, no? Diversificare, se tu per esempio hai un solo prodotto, sei in balia del mercato, magari va benissimo un anno, ma l'anno dopo sei fuori moda e non va. So che Riccardo, insomma, è molto dentro al business anche del tessile, no? Se tu per esempio hai solo un prodotto, c'è cioè, il rischio che. Se hai una linea di prodotti, una gamma che ne so di 10 prodotti, se uno magari ha un'annata storta, l'altro magari invece va bene, e quindi l'obiettivo non è massimizzare il rendimento nel breve, ma avere un equity line e quindi una struttura dei ricavi più robusta possibile. Chiaro. Detto ciò, scusate la digressione, torno al Sì, tema siamo pronti. DE000, assolutamente Ok. DE000, Sì. Hotel Bologna 9, York Savona 82. Ok. Ok, Adesso lo questo è un guardiamo. top. Eccolo qui. Eccolo Ok, top bonus sul qua. TUI, va? Sì, ce Ok, l'abbiamo. esatto, la storia è questa, si sfrutta la volatilità e poi si sfrutta anche se riesce a mostrare il grafico storico di questo prodotto. Questo è un prodotto che addirittura è arrivato a quotare sotto i 70 nel dicembre del 22. Perché? Perché Cureva chiaramente ha avuto una storia molto volatile sui mercati, ma la buona notizia è che insomma, sul finale, sulla scadenza del prodotto, quindi siamo a poche settimane, questo è un prodotto scaduto il 15.06, ha avuto questo colpo di cuore, no? Sembrava un prodotto difficile che potesse rimborsare, invece anche ieri complice l'interesse sul mondo insomma, di tutte queste imprese legate anche ai vaccini, Novavax ieri ad esempio ha guadagnato quasi il 30%, eppure il 7%, insomma c'è un ritorno di interesse. Questo per dire che anche prodotti che sembrano destinati un po' a non dare risultati positivi sul finale, su temi così volatili, possono dare soddisfazione. Il tema qui qual è? Il breve termine, cioè utilizzare un prodotto di investimento con una logica di breve, perché la barriera è 11,13, 11 dollari e 13, quindi Sì. è distante il 30% dai livelli attuali. Considerando la scadenza 15.06, vuol dire che dobbiamo rimanere in posizione sostanzialmente poco più di un mese. Quindi un prodotto che scade fra un mese con una barriera del 30%, ma una barriera, udite udite, discreta, quindi al tocco non viene persa, è certamente, insomma, una cosa interessante. Uno potrebbe dire sì, ma un rendimento è del 3,5%. Certo, ma il rendimento del 3,5% annualizzato vuol dire il 37 anno su anno, no? Quindi volevo mostrare con questo prodotto anche quanto le contingenze di breve e quindi la recrudescenza di acquisti scattata negli ultimi giorni su questi sul titolo del settore
potrebbe far resuscitare dei prodotti e far nascere anche delle opportunità di brevissimo termine. Perfetto, io direi li vediamo tutti così poi facciamo un commento ecco, collettivo con Riccardo, andiamo a vedere anche l'altro, il secondo prodotto certificato, il bonus cap su Esattamente, Alphabet, giusto? Perfetto. DE000 Sì, Hotel Bologna ci siamo già, 9. ci siamo già. Ok, qui l'idea qual è? Alphabet ha avuto un periodo piuttosto volatile. Il discorso è chiaramente legato all'IA, all'intelligenza artificiale, quanto potrebbe impattare il business di Alphabet. Ovvero i più pessimisti ritengono che nessuno fra qualche anno utilizzerà più Google perché ci sarà il meccanismo alla Chat GPT che sostanzialmente altererà queste dinamiche. Io penso due cose. La prima è che diciamo, Google ha una rendita di posizione talmente elevata che non rimarrà passivamente a farsi rubare quote di mercato e quindi sarà attiva sul mondo dell'intelligenza artificiale. Due, che le vecchie ricerche alla vecchia maniera non spariranno così rapidamente. In virtù di questo, ho scelto un prodotto che invece ha una scadenza leggermente più lunga, ma rimaniamo sempre su un Sì. termine breve, quindi 15.09 dopo l'estate. Se Alphabet rimane sopra i 78 dollari e 24, in questo caso parliamo di barriera continua, quindi al tocco eventualmente. Si perderebbe la protezione, ti offrirà un rendimento maggiore rispetto al precedente, chiaramente essendo più corto, 4,5% analizzato 13,21 e sostanzialmente con questo prodotto si ha l'idea che Alphabet da qui a qualche mese, anche qui parliamo di 5 mesi circa, non avrà un tracollo superiore al 28%. E quindi insomma manterrà integra la sua posizione, non avrà particolari scossoni a ribasso. Perfetto, e abbiamo detto ecco questa tua strategia brevissimo termine, breve termine e poi invece medio, quindi vediamo anche l'ultimo Quella certificates. di lungo, sì, le Sì. intenzioni qui cambiano totalmente. La strategia, l'ISID 000 Aspetta, un attimo, DE000, sì. Hotel Hotel Como. Como. 5 Firenze, Sì. 5 Savona 6. Ok, Ok, adesso andiamo a recuperarlo, eccolo qui. qui parliamo di un Perfetto. prodotto che esula un po' dalle cose che ci siamo detti prima, no? Volevo rimarcare molto rapidamente il tema delle minusvalenze, anche se è un tema non gradevole, evidentemente. Però qual è il discorso? Che chi ha uno zetto fiscale pieno, evidentemente deve porsi il problema delle scadenze. Ricordo che è possibile compensare le minusvalenze nei 4 anni, ergo chi al 31-12 del 23 deve adoperarsi affinché queste minusvalenze non vadano perse, lo può fare utilizzando dei prodotti che offrono una maxi cedola. Nello specifico questo prodotto qui di cui ho indicato l'ISIN, il 20 giugno offre l'opportunità di avere una cedola del 15% condizionata con una barriera del 60%. Adesso ragionevolmente i quattro sottostanti, pardon, sono tutti abbondantemente sopra la barriera, tranne Leonardo di pochissimo. Quindi, insomma, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente eclatante, questo prodotto dà una cedola del 15% subito, insomma, fra un mesetto circa. E poi a seguire ne dà altre due, sempre condizionate dell'1,1%. Il 27.09 e poi proprio il giorno di Natale. Quindi perché ho segnato questo prodotto? Sì. Perché soprattutto per chi ha un intermediario che compensa immediatamente i premi che staccano i certificati, può essere secondo me una buona opportunità per avere un atteggiamento non remissivo, no? Non di coloro i quali dico vabbè, ho preso delle perdite, adesso pazienza, non riesco più a recuperare con delle plusvalenze, quindi le lascio scadere le mie minus. Atteggiamento che io non mi sento di consigliare, anzi viceversa, andrei su un atteggiamento più proattivo. In questo caso non è che chiaramente risolviamo il problema e recuperiamo tutte le minusvalenze, ma è come se ti dai un tempo extra, no? Vai ai tempi supplementari, dai altri 3/4 anni per avere modo di compensare queste minus che hai preso, e quindi i certificati possono piacere o non piacere, parliamoci francamente, c'è chi li caldeggia molto e chi invece un po' li
non li ama, però hanno effettivamente una ottima efficienza fiscale e in virtù di questo i prodotti Maxi Cedola possono certamente ottimizzare la questione del proprio zainetto fiscale. Chiarissimo. Ecco, abbiamo visto la strategia appunto che ci ha indicato il nostro Pietro con tre tipologie di prodotti diversi, tre strategie diverse, perché lo abbiamo detto e ripetuto spesso, il portafoglio deve essere proprio caratterizzato da una variabilità per sapersi adattare, essere flessibile anche al mercato. Ecco, un tuo commento a questo punto, Riccardo. Sì, allora, sicuramente insomma sono tre scelte diverse. Le prime due in realtà sono simili in termini di struttura di prodotto. La terza in realtà è proprio una scelta e una struttura differente come struttura di certificato. Per quanto riguarda, però, sicuramente queste indicazioni mi sento di sposare sicuramente appunto quello che ha scelto Pietro. Come strutture, perché? Perché è andato anche a diversificare un attimo il grado di rischio tra i vari prodotti in base a quello che è il sottostante. Facendo, per esempio, se vogliamo soffermarci sul primo codice ISIN, che è quello che abbiamo mostrato su CureVac, è Sì. vero che quindi qual era la caratteristica principale? Caratteristica principale, insomma, l'obiettivo principale è la scadenza a brevissimo termine. Però comunque CureVac è un sottostante abbastanza volatile, tale per cui una struttura con una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza permette di limitare quella che è la rischiosità del prodotto stesso. Quindi, in questo caso, per ottenere fondamentalmente il premio, è necessario che CureVac, quindi che il sottostante, il giorno della valutazione finale, che in questo caso insomma è a giugno 2023, quindi 15 giugno Sì. 2023, non chiuda al di sotto di quello che è il valore barriera che è posto a 6,29 e 20. Allora, diciamo che fondamentalmente. Quindi è giusto anche scegliere strutture più o meno difensive in base alla volatilità dei sottostanti. Mentre su CureVac, Pietro comunque ha fatto un ragionamento e è andato a consultare una struttura fondamentalmente con una barriera che viene osservata esclusivamente al termine della vita del prodotto. Su Alphabet, in realtà, la struttura è molto simile, quindi il secondo prodotto, è Sì. molto simile in quanto questo è un prodotto che paga un premio esclusivamente a scadenza. Ma la barriera è una barriera continua intraday, cioè una barriera che può essere infranta in qualsiasi momento della giornata. Ovviamente la rischiosità e la volatilità dei due sottostanti è differente, quindi io credo che la scelta tra le due, tra appunto barriera continua e barriera discreta di Pietro sia dipesa proprio da questo. E diciamo, questi fondamentalmente, Valentina, noi lo ripetiamo sempre, non sono consigli per gli acquisti, ma sono fondamentalmente delle indicazioni su come è possibile scegliere varie strutture con vari premi a rischio in base a quelli che sono intanto i propri obiettivi temporali, quindi la propria strategia di fondo, e poi soprattutto in base anche a quelle che sono le rischiosità dei sottostanti. Quindi per sottostanti magari meno volatili, meno rischiosi, è possibile scegliere una struttura un po' più conservativa. Okay. Un po' più aggressiva, scusami, mentre con delle barriere che possono essere anche osservate in modo continuo intraday, mentre per dei sottostanti più volatili, più rischiosi, è meglio scegliere delle strutture che abbiano barriere che vengono osservate a scadenza, barriere profonde, in modo da limitare quelli che sono i danni. Chiaro, un principio un po' di compensazione. Esatto, Ok. esattamente, esattamente. E poi, ovviamente, il terzo prodotto di cui ha parlato Pietro è un prodotto in sé per sé con un obiettivo differente. L'obiettivo ovviamente in questo caso è l'incasso cedolare. La prima cedola è la prima cedola più corposa, come giustamente ha detto Pietro, ha indicato Pietro. Questi sono prodotti che vengono denominati in gergo, diciamo, in marketing maxi premio o maxi cedola, perché pagano fondamentalmente un coupon più alto all'inizio del periodo e poi dei coupon più piccolini durante la restante vita. È un prodotto come diciamo, struttura in generale che viene prevalentemente osservato dalla clientela in fine anno, verso la fine dell'anno, quando si fa un po' più vivo il tema della
della compensazione delle minusvalenze, ma secondo me, e questo è un po' un invito in linea generale, il tema del recupero minus, come il tema della pianificazione, non deve essere un tema che viene affrontato solo in un determinato periodo dell'anno, ma deve essere un tema ragionato con determinati obiettivi. Quindi il cliente che ha l'obiettivo di recupero minus deve fondamentalmente, insomma, ragionare su come poterlo fare in modo scalettato nel tempo, in modo da non dover accontentarsi all'ultimo minuto di scegliere dei prodotti che magari ormai quotano nettamente sopra la pari, fondamentalmente accontentarsi di quello che c'è sul mercato. Quindi secondo me farlo con largo anticipo è sicuramente la scelta migliore. Chiarissimo. Ecco, Riccardo, io mi riallaccio a una frase importante che tu hai detto nel tuo intervento, cioè non siamo naturalmente qui per dare consigli per gli acquisti, ma in realtà per fornire delle strategie. Però ecco, io mi chiedo anche, ecco, come approcciarsi a chi le strategie non ce le ha proprio, ecco, chi le deve invece proprio strutturare, e in questo senso, per strutturarle da zero oppure per rivederle a seconda delle proprie esigenze, è importante anche il momento della formazione. Voi ovviamente di appuntamenti ne collezionate tanti durante il corso dell'anno. Mi chiedo, ecco, se in questo mese di maggio ce ne sono, ecco, così numerosi come nei precedenti, e quali naturalmente dobbiamo segnarci sulle nostre agende. Allora, di appuntamenti ce ne sono tantissimi, Valentina, come al solito. Ovviamente sono sempre un po' diciamo, volti ad abbracciare vari profili della clientela, profili un po' più aggressivi dei trader e profili un po' più calmierati come quelli degli investitori. Sicuramente, diciamo, cito quelli che sono i due principali eventi, secondo me, dal punto di vista come di eventi fisici, che sono il Salone del Risparmio. Sì. Del 16, 17, 18 maggio, quindi la prossima settimana. Ricordo che i primi due giorni sono riservati ai consulenti finanziari e agli operatori, mentre il terzo giorno è aperto alla clientela retail. Mentre il 30 maggio, qui nelle torri, sempre 12° piano della Torre A, che è la torre che si vede alle mie spalle, sì, noi ospitiamo un nuovo evento di formazione alto livello, che questa volta vedrà la presenza di due trader, che sono Nicola Para e Luca Stellato, e ci sarà una mattinata, insomma, di trading live sui prodotti a leva. Quindi chi volesse fondamentalmente riservare il proprio posto da noi, insomma, è ovviamente, noi siamo ben lieti di avervi ospiti. Poi ovviamente tantissimi appuntamenti online. Certamente, come sempre, dove sarà protagonista anche Pietro. Ecco, Pietro, proprio in chiusura, un consiglio, come dicevo prima, per chi una strategia non ce l'ha, per chi deve partire da zero, un po' un novellino, ecco, magari della finanza e dei certificates in particolare, che cosa gli possiamo suggerire? Di seguire le fonti TV. Cioè, e in particolar modo i consigli di Riccardo Falcolini. Certo. Non calcistici, però, non calcistici, non sono legati vabbè. A un... Vabbè, ognuno il suo settore, dai. No, guarda, a parte gli scherzi, sì, uno deve un po' sfatare, no, il mito della finanza. Secondo me è un mestiere come un altro, così come tutti i mestieri necessita di una fase di apprendimento teorica, poi pratica. Quindi la cosa importante, secondo me, è trattarlo al pari di qualsiasi altra attività e non lasciarsi, come dire, attrarre da messaggi discutibili, per non dire truffaldini, che ci bombardano. Penso che tutti almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto la mail fai soldi col trading, certo, diventa ricco con i bitcoin. Io, insomma, le ricevo quotidianamente, ma penso che... E allora, quindi, il primo consiglio è non lasciarsi, come dire, tentare da questi, insomma, modi di comunicare discutibili, e affrontare questo come qualsiasi mestiere, che ha, diciamo, la difficoltà maggiore, che c'è una componente emotiva forse un po' più alta rispetto agli altri mestieri, ma insomma, come tutto, una buona dose di formazione, una bella carica di passione può essere. Chiaro. Ecco, un ultimo spunto, io ne approfitto naturalmente, Pietro, cioè sui tempi della formazione, quanto ci vuole per passare, ecco, da un livello base invece ad un livello più esperto, come direbbero gli americani, da zero to hero?
Guarda, io ti dico la mia, io ho cominciato il primo table, l'ho fatto, pensa, nel 1999, quindi prima del 2000 avevo circa 23 anni, l'ho fatto via fax, ti ricordi quel vecchio strumento, ma i millennial neanche conoscono, si passava via fax l'ordine e quant'altro, e ad oggi mi sto ancora formando e quindi ritengo che la mia formazione non sia così. La cosa bella dei mercati è che ogni giorno ti insegnano qualcosa, no? La cosa importante è essere ricettivi, cioè essere pronti a cogliere le lezioni che ogni giorno ti forniscono. È un po' come credo tutti i mestieri, nonostante tu sia bravissima Valentina, penso che ogni giorno anche tu un po' alzi un po' l'asticella della tua professionalità proprio facendole le cose, lavorando, e quindi ahimè non posso dire quanto tempo ci vuole, perché secondo me il tempo è infinito, cioè non si finisce Chiaro. mai di Infatti torna questo concetto di formazione continua che imparare. ripetiamo molto Permanente. spesso, permanente, esatto. Qui alle Fonti ne abbiamo parlato anche durante il nostro HR Forum dedicato proprio al futuro del mondo del lavoro e quindi è un concetto che possiamo applicare naturalmente anche a quello della finanza e del trading. Io ti ringrazio naturalmente, Sì, molto a te. Pietro. Certo, sì. Ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e naturalmente ti lascio ancora ai tuoi festeggiamenti perché so che proseguono, non è Sì, che si è voglia, fino concluso, al 4 si va avanti ancora giugno sarà. per settimane e ringrazio naturalmente come sempre il nostro Riccardo Falcolini, un piacere averti qui e l'appuntamento è alla prossima settimana con Zoom Certificates. Grazie a entrambi. Grazie mille, buona Grazie. giornata. Grazie Grazie. Valentina, grazie Pietro. Grazie, Ciao. grazie e buona giornata a voi. Io vi ricordo, ecco, dopo questa live che la puntata di Zoom Certificates la potete vedere come al solito sui nostri canali di riferimento, il nostro sito www.lefonti.tv e il nostro canale YouTube. Termina qui questa lunga diretta mattutina dedicata all'analisi dei mercati.